conosciamo, poeta che tranquillamente quando incontriamo per strada è sempre molto cordiale. E ha scritto un libro, ha raccolto tutta una serie di pensieri, ha raccontato la sua vita, il suo dolore e soprattutto ha raccontato se stesso. E allora, siccome anche per me è un'emozione stare qui e presentarlo, gli facciamo un applauso, Giuseppe. Quando preparavamo questo incontro eravamo tutti un po' preoccupati, lui in particolare, diceva, sai, sarà freddo, verrà poca gente, invece vedi, è pieno di gente, voglio salutare le diverse persone che sono venute, naturalmente c'è anche Claudio Saletti, che nonostante, grazie Claudio, perché è il regista del proscenio, molto vicino a Giuseppe Cerasaro, tra l'altro una sua poesia sarà inserita in una bella iniziativa della Via dei Presepi che poi vi dirò nel corso della serata. Però a presentare questo libro ci sarà l'avvocato Pier Ludovico Massa, che intanto vorrei far accomodare qui al tavolo e lo salutiamo con un applauso. Dunque, allora, adesso è il momento del saluto dell'amministrazione comunale. Il sindaco Franco Fiorito non è presente, tornerà ovviamente impegnato all'estero per motivi istituzionali, però noi abbiamo il vice sindaco, il dottor Carlo Noto, che ci porterà il saluto dell'amministrazione comunale. Prego. Saluto a tutti quanti, grazie di essere presenti e un saluto particolare a Giuseppe. Il sindaco ci siamo sentiti poco fa telefonicamente, anche perché dove lui è appena, diciamo, l'ora, si accinge all'ora del pasto, quindi ci siamo sentiti proprio perché sapeva che questa sera c'era questa presentazione del testo di Giuseppe Cerasaro. Quindi lui si scusa di non essere presente, ma per impegni, come diceva giusto Gaetano, è assente da me. Io effettivamente leggendo questo testo, scorrendo queste righe, queste poesie che ha scritto Giuseppe Cerasaro, non posso dire che per me è un onore essere il primo a scorrere su queste righe. Tanto più perché sono poesie in vernacolo e di Giuseppe che ormai ci conosciamo da molti anni. Qui ho rilevato delle espressioni semplici, genuine, ma di forza interiore e trasmissione dei suoi sentimenti con vere potenzialità, con il suo credo nell'essere umano e nella vita. Per questo io mi permetto di limitarmi solo a ringraziare Giuseppe per questo esempio di forza. E grazie di questi insegnamenti che sicuramente io e penso tutti coloro che hanno preso visione di questi suoi testi ne faremo tesoro. E allora cominciamo a vedere, soprattutto cominciamo ad ascoltare qualcosa tratto da questo libro bellissimo che si intitola Momenti per vivere, e che naturalmente poi tutti avremo la possibilità di prendere e di acquistare proprio questa sera. Iniziamo con il professor Tommaso Cecilia, che ringraziamo per essere qui, gli facciamo un applauso. Prego, Tommaso. Ovviamente avendo il professor Tommaso Cecilia, lui deve assolutamente recitare due poesie in dialetto. Ho chiesto io di leggere questa poesia. La prima volta che ho conosciuto, si fa per dire, Peppe Cerasaro, che ci conoscevamo così di vista, mi dette due o tre fogli scritti, decisi, precisi, messi bene, e
mi disse: io scrivo le poesie. E io stavo seduto così come state voi adesso e lessi così, detti uno sguardo così veloce a queste poesie, trovai una poesia molto così simpatica, se vogliamo, più cacciomino mia. Io che i tempi avevo perso papà che ci avevo un cane, ho letto questa poesia e ho detto: ma tu come hai fatto a capire che mi sono ritrovato con mio padre che ha avuto l'ultima anni della vita un cagnolino che gli faceva compagnia nella gioia e nel dolore, come un cascioneio di pecca. Io cascioneio mia, pur così ne me vivi, tu già mi senti. Non ti tengo da chiamare per farti avvicinare. Tutto sa tu di me. Capisci se sto contento, se sto bene e se sto male, e se rimango solo, grossa è la compagnia che mi fa. Curi, sardi, ti curi la vita, si zumbi e le mani per cercare, cuttico, ma mi ti arinzà. Ma ne vedi che mi ritorcio. In silenzio mi guardi, mi fissi e t'accucci rispettoso, inseparabile amico mio. Per noi sociali la famiglia è tutto. Sono dolori, sono gioie, ma è tutto quello che noi abbiamo, e l'abbiamo perché siamo nati in un luogo, abbiamo quelle persone che sono care pure quando non ci stanno più, la famiglia. Io vivo tre scalini e un portone, come allora, picchi posti, ci nasci e ci giuga patrimo, io più tardi fratimo. Mo tata non ci sta più, era dicembre a Santa Lucia, quando se n'è volato via, l'assenne madre ma sola e senza più consigli. Certo, n'ha passato di tempo, eppure se ci ripenso rimane ancora accurato. Una cannella lenta si consuma in una vecchia, alla finestra aspetta, aspetta. Grazie. Naturalmente il professor Tommaso Cecilia lo incontreremo ancora durante questo incontro perché reciterà altre poesie, ma adesso è il momento della presentazione. Proprio nel libro la presentazione è stata fatta dall'avvocato Pier Ludovico Passa, che io invito a venire qui in modo che viene fatta anche la presentazione ufficiale. Il nostro Giuseppe Cerasaro, tranquillo, tutto a posto, glielo facciamo ancora un applauso. Ascoltiamo la presentazione ufficiale dell'avvocato Pier Ludovico Passa. Per non allungarmi troppo e per accettare le sollecitazioni che mi sono state fatte di non essere troppo lungo, ho pensato bene di scrivere l'intervento, e così starò nell'ambito del tempo che mi è stato assegnato. Gentili signore, distinti signori e cittadini tutti, ho accolto l'invito dell'amico carissimo, nonché concittadino ed appartenente alla mia stessa parrocchia di San Giovanni de Duce in Anagni, Giuseppe Cerasaro, per scrivere la prelazione e per partecipare a questa cerimonia della presentazione del libro di poesie Momenti per vivere, che opera ovviamente autobiografica, pervasa di dolorante amore per la vita,
e di sofferenza filtrate attraverso il canto e soprattutto la vita. Dopo aver letto attentamente le poesie del nostro, ho pensato che ad un cristiano farebbe bene ogni anno leggere e meditare, oltre che sull'imitazione di Cristo e sulle opere del Manzoni, anche su questo libretto, dal quale si evince un emergente sentimento, ugualmente sincero e profondo, di accettazione, sofferta ma sentita, della volontà di Dio, a cui l'autore manifesta amore e gratitudine. Ma anche un uomo indifferente, oppresso dal dubbio e dal timore, nonché dall'incertezza del domani, potrebbe trovare nella lettura di questi versi un refrigerio al proprio tormento interiore e la gioia continua di una speranza ineffabile, anche pregna di vita immortale. Nella sicura certezza che la paternità divina non possa non fugare il timore del figlio di essere stato del tutto abbandonato, anche se gli abbia inviato una fribolazione continua o gli abbia sottratto per lungo tempo una desiderata consolazione, e che il turbamento della gioia del figlio non possa non preparare per lui una gioia più certa e più grande, il Cerasaro della prima lirica del volumetto di Oviano, nel riconoscere nell'uomo immagine del Dio vivente l'amore divino, chiede il dono della gioia e della serenità alla vita che gli è stata donata, testimoniando con forza la sua fede incrollabile in quell'amore divino, trinitario e comunitario, che lo sostiene nella sua umana sofferenza anche nell'ambito della propria comunità familiare. Ma è proprio questa fede a rendere il canto spesso dolente lento e talvolta accorato, mai disperato, anzi attraverso la sua personale esperienza il poeta diventa sensibile alla sofferenza degli altri, come quando il riferimento ai piccoli neri che muoiono di fame nella poesia alla coscienza pone alla coscienza stessa dei popoli sviluppati e dal cuore degli uomini del mondo il problema della fame, in particolare nel continente africano e più in generale nei paesi in via di sviluppo. Certo che la pace è frutto di giustizia e tranquillità dell'ordine, e che pertanto soltanto liberando gli oppressi dal bisogno e gli uomini conculcati nei diritti fondamentali della persona umana dalla schiavitù si possa dischiudere per l'umanità un'alba radiosa. Questa sensibilità, anzi pietà, il nostro la dimostra anche quando esprime compassione e solidarietà alle madri che piangono sui giovani figli caduti sull'asfalto, i quali invece del bene prezioso della vita hanno scelto la morte in un mondo sconcertato da siffatti accadimenti e perciò muto testimone delle lacrime che rigano le guance delle mamme. Ampio spazio viene dato alle liriche in dialetto, che spesso rievocano con nostalgia il buon tempo andato, in cui si viveva parcamente, con semplicità, ma in vera letizia e serenità, e secondo i valori più autentici, che oggi sembrano spesso dimenticati, come recitato in Iuba Gioia Mia, o come quando il ciociato sia diventato romano ed in grado abbia dimenticato le origini, come cantato in Gente Ingrata. Vi si accompagna talvolta un certo sottile umorismo tipico della saggezza popolare, che spinge l'autore ad ironizzare persino sui propri guai, come nell'Oprazione, assieme alla garbata ironia,
assume una funzione rasserenante, la capacità che ha il Cesaro di contemplare la bellezza del creato con occhi innamorati e colmi di gratitudine, come nella macchina. Belli e gradevoli sono i versi di queste poesie, perché nascendo da sorgente di acqua viva e genuina, infondono nel lettore sentimenti di fede nella provvidenza che governa il mondo, sentimenti di sicura speranza che si proiettano oltre lo spazio e il tempo, e sentimenti di gratitudine verso Dio, autore della vita, e verso ciascun uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio. Desidero concludere il mio breve intervento leggendo l'ultimo tratto della prefazione. In sintesi, si può affermare che il lettore ha davanti a sé un'opera pregevole che lo coinvolge e lo commuove, rivelandoci un'anima bella e ricca di sensibilità che sa dare una sofferta testimonianza di cristianesimo vissuto con dolente semplicità, priva di ogni ostentamento, ma proprio per questo autentica e convincente. Grazie all'avvocato Pier Ludovico Passa. Naturalmente adesso vorrei qui vicino a me proprio Giuseppe Cesaro, perché una poesia la facciamo recitare proprio a lui. Allora prendiamo. Volevo naturalmente dire che ringraziamo tutte le persone che sono state vicine a questa iniziativa, soprattutto vicine a Giuseppe Cesaro e naturalmente l'associazione Prologo di Aragni. Presente anche il presidente, l'architetto Giuseppe Scandorcia e poi l'intera amministrazione comunale. Tra l'altro oggi sono presenti anche diversi consiglieri, il consigliere Tavani, il consigliere Tagliaboschi. Insomma, devo dire che puoi essere soddisfatto. Ma adesso c'è una poesia recitata da te. Si intitola L'operazione. Non te la ricordi la pagina? All'indice. Sei emozionato? Un po', eh? Allora ti faccio fare l'applauso. Grazie.
manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale ha voluto proprio una poesia del nostro Giuseppe Cerasano. Allora, ascolteremo la poesia Emozioni e la poesia Piove. La prima è stata dedicata al Papa Giovanni Paolo II. Emozioni. Ho pianto il mattino al sorgere del sole. Ho pianto il giorno guardandomi intorno. Ho pianto la sera e per la notte intera. Ma ho gioito quando hai mostrato splendido il tuo viso. E il tuono rincorrere le nuvole, ondeggiano gli alberi scossi dal vento, vedo il fulmine unire cielo e terra, piove sul mio viso, piove sulla mia pelle. Grazie a Paola Morgia, e adesso volevo dire che doveva essere con noi anche il professor Lello Lanzi, però purtroppo non è presente, lo salutiamo naturalmente. Vorrei chiamare Armando Mimini, che è un altro poeta ragnino che vuole salutare naturalmente Giuseppe Cerasano con due poesie, in questo caso in dialetto. A lui non glielo facciamo l'applauso. Che io un mondo, Dio mette in cima sta terra, gli animali, le piante e le montagne. Fece tutto così bene, ma Iome dice che sta per proprio lavoro sia. Per fare diverso dalle bestie, ci dette di più l'intelligenza, cosa che io non trovo mai. Quanti sbagli. Se ne accorgi, che avevo un tosto che sarei trova, sovrastante con me sta a rovinare tutto quello che circonda, te la capoccia in cima alle spalle, ma da come si comporta pare che ci serve solo per faccia ruba. Io lo muovo se spalla. Se connette, ci si muove sempre le brecce, gli occhi spalancati, le capocce greve, fa freddo pura primavera. In cielo e in terra nebbia volontà, miglia, cori gonfi, mani fredde, neve e ghiaccio tra della porta. Pare che uno si dà da cagnare. Una fiammella sprellucida da lontano. Abbastaria sciogliere neve e ghiaccio, a rescaldare cuori e coscienze girate. Però, com'è non lasciarne nessuno? Grazie ad Armando Mimini, ma l'applauso allunghiamolo perché questi testi sono di Giuseppe Cerasano. Oggi è un momento importante anche perché tanti vogliono dimostrare di essere vicini al nostro amico e quindi lo dimostrano magari recitando una poesia, come accade per Armando Petitti, che eccolo, che è presente e che reciterà due poesie, una adesso e una più tardi. La prima si intitola Oltre la siepe. Di una notte giovane tormentata mi accarezza le membra.
al buio. Là, oltre la siepe, vedo lunghe ombre danzanti. Sento piangere lacrime soffocate. Sento fruscii di foglie cadenti. L'ansia mi prende l'anima. È forse paura. E mendicare pietà, o Signore, se chiedo di ritardare l'appuntamento. Vengono i brividi. C'è un insegnante che non soltanto citerà una poesia, ma dirà anche due parole, ed è Antonietta Pontecorvo. Cercavo una persona che potesse aiutarmi a realizzare il progetto Omaggio ai Nonni per la parte riservata al dialetto alennino. Una comune amica mi parlò di lui come persona disponibile e ben preparata a tale scopo. Non persi tempo e lo contattai telefonicamente. Subito Peppe accettò di aiutarmi in questo lavoro e la sua disponibilità arrivò a caricarlo di un impegno settimanale di parecchie ore da trascorrere con noi insegnanti e con gli alunni. Il suo arrivo veniva accolto dalle grida di gioia dei miei alunni, che lo chiamavano il maestro Peppe. Ricordo molto bene, e questo perché esperienze così belle ti segnano profondamente, rimanendo per sempre nel nostro cuore e nella nostra mente. Le parole del nostro consulente, semplici, immediate e profonde, si trasferivano nel nostro animo, per farmi nascere riflessioni ed emozioni profonde. I bambini leggevano e studiavano volentieri le sue poesie dialettali, perché in esse scoprivano la vita del popolo alennino, ritratta in quadri di effetti vari, nei quali convivono malinconia, tenerezza e una vena raffinata di umorismo. Una poesia la sua autobiografica, dal primo all'ultimo verso, di vocazione meditativa, sostenuta e vivificata dalla tendenza a scoprire nelle piccole cose che ci circondano la grandezza e la bontà del creatore. Altro elemento ricorrente nella poesia di Peppe è la vicenda esistenziale della gioia e del dolore, la dinamica della gioia e del dolore che egli esprime con un duplice ordine di vocaboli, i primi relativi ad elementi noti, camini, siepe, il bosso, la macchia, il ciliegio, i secondi riguardanti rapporti lontani e misteriosi, momenti, fantasmi del passato, dolore, eco di pensieri. Questi ultimi sono quasi sempre legati al ricordo del passato, che nella memoria si colorano di dolcezza e spingono ai rimpianti. Poi ritorna il presente, con il suo bagaglio di pene e di smarrimento, con il forte desiderio di vivere intensamente ogni attimo della vita. E a dirla con lui, allora bisogna fare in fretta, tingendo l'orizzonte di rosso, il sole tramonterà presto. Al vespero, all'alba di ogni giorno, vedo l'aquila librarsi del cielo. La osservo volare mestosa e libera nell'immensa valle. Ecco allora l'eco dei pensieri, esortarmi a vivere, a camminare nella verità, attimo dopo attimo. Al rintocco del vespero torna nella memoria il tempo andato e con gli occhi pieni di luce libero l'anima e prego il vento. Bisogna fare tutto in fretta, tingendo l'orizzonte di rosso. Il sole tramonterà presto.
Allora grazie, grazie ad Antonietta Montecorvo, grazie per questa testimonianza. Allora, continuiamo salutando naturalmente, porto i saluti di persone che non sono potute essere presenti, ad esempio il dottor Pierluigi Molla, il difensore civico, ci ha comunicato di salutare il nostro amico perché naturalmente è vicino a lui, non soltanto in quello che naturalmente è la persona, ma anche nella sua arte, quindi in questo caso nel libro che lui sta presentando. Ma adesso se vieni qui, io vorrei chiamare Donatella Gismondi, vediamo se riusciamo a farla venire qui con il nostro applauso. Vieni. Donatella Gismondi, beh, non ha bisogno di presentazioni, oltre ad essere lei un'ascoltrice, anche la figlia del grande Tommaso Gismondi. E perché l'ho fatta venire qui? Perché in questo libro c'è una poesia che Giuseppe Cerasaro ha dedicato a Tommaso Gismondi. E allora, oltre a ringraziarti per essere con noi e quindi testimoniare di apprezzare la poesia di Giuseppe Cerasaro, lui reciterà questa poesia per tuo padre. Ok? Grazie. Naturalmente adesso dovremo cercarla nell'indice. Certo. Allora, mi aiuti? Pagina 76, stai tranquillo. Allora. Non so parlare di scusa. Occhi chiusi. Quando il chiarore della luna colora d'argento i tuoi capelli e palese appare la tua fragilità, prova a tenere gli occhi chiusi. Non vedi l'azzurro del mare, ma senti l'onda infrangersi tra gli scogli. Non vedi il sole, ma la terra vive alla forza del suo calore. Non vedi la maestosità del cielo, ma senti le rondini garrire e la pioggia bagnarti la pelle. Non vedi gli animali che brucano, ma li senti fuggire ogni rumore. Non vedi gli occhi del volto che ami, ma senti che ti stanno cercando. Non vedi le rane dell'uomo, ma ascolti la voce della sua coscienza. Non vedi le altre cime degli alberi, l'anima vola sempre oltre l'infinito. State scritte tante parole su mio padre, tanti critici hanno detto la sua, però non ho mai sentito delle parole che esprimessero meglio ciò che penso che c'è dentro mio padre. Per quello dire grazie è troppo poco, ti voglio dare un bacio. Saluto naturalmente forti a Tommaso. Dunque, professor Cecilia, abbiamo bisogno di un dicitore per il dialetto e quindi altre due poesie le ascoltiamo dalla tua voce. Naturalmente queste le scelte da me, non è che ci siamo messi d'accordo. Beppe mi ha dato carta bianca. La chiamata non è alle armi, oddio, quella delle armi è l'altra chiamata, è quella purtroppo che deve toccare a tutti, è quella, insomma, quella che più tardi è, meglio è. A Fiorentino la femmina, come sappiamo, di Fernando Bianchi, che scriveva, diceva sempre, insomma, sta morte, ma perché ne le i figli
figli si erano stufati di sentire sta femmina tutti i giorni. E che sto fai? Non sono buona più a niente. E stavolta, finalmente la sera, aggiustando la frittata, venne uno con un lorenzone, bussò alla porta e ci disse, rispondì la figlia, ci disse, ma sta la morte da fuori. La buona vecchia sempre era detto così, ma sempre per esorcizzare la morte. No, chi è che sono morì? Più pazzo che sono morì, chi è? Ci dici che ci sto, dici che sono vicino. Quella era la femmina di Fiorentino. Peppe, la filosofia di Peppe è una filosofia molto, molto ben messa, eh? Poi parlerò della magnanimità. È chiaro che la chiamata è noce a tutti. Come si fa a dissacrare la magnina, la morte? Bonifacio VIII, quando gli acchiappano, vado in dialetto che più siamo più in tema, no? Quando gli acchiappano si vestì a festa con il caloca, disse, mo se me la fanno, la bella, almeno sto vestito bene. In fondo tutti noi che nasciamo nudi, ce ne dovremmo andare nudi, il mondo di oggi ci veste, portiamo sempre le scarpe nuove. Io vestito bene, Bonifacio si vestì a festa, vediamo quello che dice Peppe per la chiamata. La chiamata. Sino giorno all'alba santa, ti senti la chiamata alla voce, se può pure mi risponde. Se per che motivo insiste, mica ne vogliamo rispondere. Te uomo è una vergogna. A questo punto è meglio raccomandarsi. E si punta da sta sempre con le ricche appizzate, fatte trovare con la scrima bella ritta, gruattata, beio dentro e fora, che si tenesse ad arrivare a buon'ora, ci capita come sta, ne guarda in faccia nessuno, si visto mai, a che punto se mudarà pure sbagliato. Si vede mattina presto, dice lui, eh? Mille lire, ecco, la magnanimità sono poche cose, eh? È veramente per un poeta che scrive in dialetto. La cosa più importante, secondo me, deve essere la capacità di penetrare nell'uomo dell'altro. Nel caso di Peppe è la magnanimità. Che cos'è la magnanimità? È quella che ci abbiamo tutti, non è che bisogna scrivere poesie. La magnanimità significa quella parola, quell'immagine, quel momento, che se è giusto, se è vero, se è fortunato, è sempre la cosa più importante. Tutti siamo poeti. Mille lire. Ma ricordo del nome che alla fiera comprava una lettera. A chi devi pagare 1.000 lire? Fu allora che a tutti e due ci mettino la nomera che si portarono appresso finché campano. Per essere paese, dopo una giornata di fatica, azzecchevano le tofa. E essa innanzi si appressa pennegata la coda. Passando gli anni, insieme si facendo legge. La sera l'asina si appunteva, già la faceva proprio più. Io padrone una volta a Bravenella ci feci, ah, 1.000 lire, forza su! Ma essa non cammineva più. E cotta la pedata fece allora il vecchio, e come fosse l'ultimo respiro, tra i denti seguì da te, brutta la vecchiaia, ci possa di ormai nessuno, poco 1.000 lire, piagneva con l'asina morì. Una sera, all'altra santa, pace all'anima sia, se ne muriso, teneva 90 anni, e nessuno ci credeva. Grazie.
sono diverse testimonianze, questo è proprio un incontro, come vedete, non soltanto abbiamo modo di conoscere le fatiche letterarie del nostro amico, ma soprattutto di ascoltare un po' gli amici quello che dicono di lui. Ho visto in sala Sandro Scascitelli, che ci fa piacere rivedere tra noi, gli facciamo un applauso perché... questa amicizia, ma c'è Nello Broia che due parole ci vogliono per il tuo amico. Vieni, Nello Broia. Allora, questo sarà il 10° più del 40°, perché insomma i metamenini li ho visti tutti, quindi ecco, ho fatto un ritratto della poesia di Cerasano. Se vogliamo attribuire a Giuseppe Cerasano delle specifiche tendenze poetiche, che può dire che egli potrebbe essere anche religioso. Tu che tutto vuoi, tu una pace e libertà al mondo che ha creato, gioia e serenità alla vita che ci hai dato. Potrebbe essere ancora un poeta amoroso. A te, già tra fanciulla, penso dolcemente, boschi di rove spine sono nella tua dimora, ma raminti innamorato, per mari e monti io ti cerco ancora. Ma anche un intimista. Ti ho parlato dei miei problemi e non mi hai mai ascoltato. Ti ho posto i miei perché e non mi hai mai risposto. Quando te l'ho fatto notare, ho ricevuto solamente smentite. Ma potrebbe essere anche un ermetico. La vita e la morte, univoco pensiero, per me accanto. Oggi so come vivere, domani che fare per non morire. Ma ancora potrebbe essere anche addirittura un poeta romantico. Al tramonto, al colar delle onde, silenziosi ricordi più belli. Profumo di fiori, serenata alla luna, sospiri di donna, carezze sulla pelle. Tempi passati in fretta, veloci. Però si arriva anche al classico. Quando il chiarore della luna colora d'argento i tuoi capelli e palese appare la tua fragilità, prova a tenere gli occhi chiusi. Non vedi l'azzurro del mare, ma senti l'onda infrangersi fra gli scogli. Non vedi il sole, ma la terra vive alla forza del tuo calore. Ma essenzialmente è vernacolare. Iome nasce dagli amori. Appena mi si vede in terra, sarà che non in te più cuore, ma s'arma e pensa subito a fare la guerra. Inoltre è anche bucolico, con i segni del tempo, canta il sole del mattino e il tramonto della sera, ma addirittura vola al barocco. Grandi nuvole vagabondo scorrono la mia luce e nel silenzio che fa paura guardo questo fallace mondo. Infine può essere anche cadente, in una strada, una reggia che regale non è. All'ingresso dei cammini non fumano più, siepi di boschi sull'auro, un pino sventa nel cielo, un canto fa mostra di sé, un ciliegio punta ai miei anni. Invece, essenzialmente soprattutto, egli è semplicemente, genuinamente, unicamente poeta, come lo è in momenti quando, al di fuori di ogni stile e di ogni retorica, canta spontaneamente, un momento per nascere, un momento per crescere, un momento di beata gioventù. È il momento di cantare, è il momento dell'amore, è il momento tenero della gioia. La vita è fatta di momenti, ma la vita è forse solo un fugace momento. Ecco, in questi singoli istanti c'è tutta la vita di un poeta che è solo e esclusivamente se stesso, senza richiami o paragoni a tutti. Perché ci tengo molto, poi tra l'altro lo scorso anno è andato davvero molto bene,
all'interno di, questo concorso, che poi è un concorso sicuramente benefico, una contrada che vuole la sola. Allora io ho da dire solo questo, dunque la Via dei Presepi inizia ufficialmente il 15, il 16 anzi, ci sarà la cerimonia di inaugurazione alla chiesa di Sant'Agostino e niente, poi ci saranno gli eventi come l'anno scorso del Presepio Vivente a San Pancrazio. Ecco, quindi, le date sono il 4, il 5 e il 6 di gennaio. E poi verrete informati anche delle ulteriori iniziative che ci saranno all'interno di questa grande manifestazione. E ringrazio le persone che mi hanno aiutato anche a realizzarle, l'amministrazione comunale. Allora sì, ma noi oggi non facciamo caso all'emozione, l'importante è dare questi avvisi e poi, come avete visto nel manifesto, c'è appunto questa iniziativa. Dunque torniamo a noi e torniamo ai nostri momenti per vivere. Armando Petitti, lo facciamo tornare perché adesso ne parlava già e ne elogiava l'arte nello Proia, ma adesso momenti la ascoltiamo dalla voce di Armando Petitti. A seguitare a girare. In sicuro,
manco gli ultimi. Alla fine rimane bambolato. Si sarizza la scarata, non si fa mai niente per tutta la giornata e si ci chiede la spiegazione, ti rispondono che la vita, gli uomini e tutti lo creato, s'agagnano. Sarà vero, ma io mi sono impegnato, non sono stato mai non mal toccato. Giuseppe Cerasaro, farei tornare il professor Cecilia in modo che così ne ascoltiamo altri due e poi ci andiamo verso la fine di questo incontro. Naturalmente volevo anche avvertirvi che poi per chi è interessato c'è una postazione in cui si può acquistare il libro. In fondo non si tratta di una vendita, il libro costa 18.000 lire perché così costa diciamo in tipografia, ma poi per chi naturalmente vorrà in seguito vi dico che i punti vendita sono da Paola Romei e poi naturalmente anche qui da Scienzi, quindi le due edicole qui in Piazza Cavour, poi nell'edicola di Maria Romiti sulla Sanità, la profumeria del corso 53 e da M3 di Franco Martioli. Due poesie. La negatività, l'acqua della vita. È un'immagine importante, eh? E poi le altre, vita umana. Quando nascisti, sa com'era contento qua, credo. Sa quante feste ci facevano a Manda, mentre addredo alla porta zuffiva forte il vento. Si cresciuto da tanti sacrifici, stenti, ti si imbagnato pane tosti nero, ti si bevuto l'acqua della dina. La mattina s'azzeva il sole, com'era caldo e bello. La sera scalzi il mondo e letto. Che hai fatto di male? Ho passato anni, tanta, guardi uno quadri occhi, aspetti sempre il sole la mattina e le stelle la sera, e tra gli acciacchi malanni guardi la luna e preghi Dio che te fa campare c'entra d'anni. La regina rappennegasse significa tante cose. Oddio, andare a rappennegare non fa gli imbrogli. Io invece questa poesia la voglio dedicare, la capovolgo come messaggio, la dedico a Sandro Scascinelli, perché visto se deve rappennegare, se non so guai. Alla regina naturalmente, ecco la regninità. Quando l'asina perdeva la capezza e scappava in discesa, dicevano i nostri, la regge dei gnaccoli. Quando qualcosa si spraga bisogna sempre reggere i gnaccoli, io gnaccolo, un'altra parola nagnina importantissima. Sa quante cose pensa uno quando pensa in gnaccolo? Stefano, un'amica mia, pensava solo in gnaccolo. E a nagnino. Da rappennegare. La vita è come una matassa ambita e piena di annuti. Si trova che uno che ti aiuta a spicciarla e tu te la sa a piriare, si è fatta metà strada. Lo resto tira a campana, tenendo sempre punto che si più avanza, te deve sempre passare. Se no andata la santa, tu rimani solo e te puro già fluccare. Così me ne ho un pensiero qua, naturalmente è un piacere.
questa che è più, come dire, ecco, facciamo questa che è l'invito un po'. Ma l'acqua, va, ce ne stanno due, l'acqua, stanno tutti e due la stessa pagina, la dice la 56-57, va, così seguiamo. L'acqua. San Francesco quando mandò l'acqua, la cantò secondo la sua, il suo amore che aveva per la natura. L'acqua poi è passato tanto tempo, oggi è diventata preziosa. Certo, Peppe non è San Francesco, però è legata all'acqua, la sua giovinezza sicuramente. È interessante in questa poesia poi come lui oggi sia un profeta, non solo lui, un ambientalista si dice, oggi l'acqua è una delle cose più preziose. Un amico mio diceva sempre più vino che l'acqua, eh? L'acqua fa freddo, tanta neve accappa la via, chi altro porta le scarpe sfondate, niente paura. Solo a caricare l'acqua, riempie la tina prima della scuola. Fa caldo, il sole brucia la pelle, chi oltre scalzo, mezzo nudo, riempie la tina d'acqua fresca. Mamma ci sta fuori a lavorare. Ma perché tutti ne valenza, qui un piccoluzzo, a papozzo, a coppo? Ne può essere, te ne compito da fare. L'acqua a tavola sede da portare, il fiume scorre da monte a valle, con le foglie di terra, piove alla sede. L'acqua serve ai preti per battezzare, è chiara, è vita, iniziate ad aspettare. Questo è. Incentivo qualche cosa se l'amministrazione comunale insomma da risparmiare l'acqua, eh? Una volta gli anni così chiudiamo, eh? Vedete che la filosofia di Peppe poi non ci vede chiaro, la filosofia di Peppe è facile ed è difficile, non è mai contorta. Le parole che diceva l'amico Ludovico, le ha dette poi così monaco rapore, come poi il suo stile, no? E quindi ha fatto diventare aulico tutto, anche l'ananino. Ma l'ananino è aulico, significa che se deve, che se deve. Una volta chiudiamo così, con un augurio che Peppe fa a noi e che io tramite lui faccio a noi, ci facciamo. Una volta solamente una volta ci ricordiamo di cercarci, che nasce Gesù bambino. Tutti ci dimo da fare per comprare quello che più ci piace da mangiare. Ci mettiamo un gingheri per ne sfigurare in faccia agli altri. Quanto siamo ridicoli. Ma Gesù bambino, quando venne uno, ne nasce dentro alla stalla. Pensiamo sempre a noi, ci abbuffimo come porci, ma diciamo sempre di volerci bene su un nuovo anno, a Natale. Grazie. Normalmente gli incontri in cui si fa la presentazione di un libro non sono molto, molto lunghi, perché è come dare un input, un po' un piccolo assaggio per poi gustare da soli le poesie e quindi quello che è contenuto in questo libro. Però io voglio concludere questo incontro con una poesia che voglio far leggere proprio a Giuseppe Cerasaro. Vi dico che in Momenti per vivere è proprio l'ultima, quella che è a pagina 88, però è l'ultima poesia, non della fine, ma dell'inizio, si intitola Continuare a vivere. Aspetto il sole che sorga e comincio a vivere. Vedo il mondo e gli uomini che cambiano e continuo a vivere. Noto il tremore della mano e penso di essere al tramonto. So che arriverà la notte
ma spero di continuare a vivere. Amici, a tutti voi per essere stati con noi. Ancora un applauso, Giuseppe.